Ciao ragazzi, oggi vi presento la Action Cam della Oregon Scientific Gecko, pensata per bambini e ragazzi. Tutti credo abbiamo in mente la GoPro, ovvero l'action camera per definizione. La Gecko, pur costando molto meno rispetto alla GoPro, si difende moltissimo per quanto riguarda le prestazioni. Senz'altro molto bene, come vedete dagli esempi che adesso vi mostro subito, in condizioni di luce e di scarso contrasto. Diciamo che va in difficoltà nel caso di situazioni buie e nel caso di situazioni con forti contrasti chiaroscuri, quando ci sono ombre molto nette, ma ovviamente insomma sono casi in cui spesso le action cam non vengono neanche utilizzate. Molto buono anche l'effetto panoramico a 170 gradi con delle distorsioni diciamo abbastanza limitate per questo formato di cam, che come vediamo rispetto al palmo della mia manona, contate con una manona, è anche molto piccola. Ma vediamo subito gli esempi. L'ho provato, intanto vanno in onda gli esempi, l'ho provata sia in bicicletta, dove ho potuto attaccarla grazie alla pin che dopo vi mostro sulla giacca. L'ho provata anche in macchina, mi sono autoripreso mentre guidavo ad esempio, e l'ho provata anche attaccandola al mio bimbo Nicolò di 20 mesi in questo momento, e devo dire che è stato interessante vedere le sue manine mentre raccoglievano la patatina e vivere la vita dal suo punto di vista, quindi decisamente più bassa rispetto al papà alto. Quindi l'action cam come sempre hanno una grande libertà di azione e potete veramente inventare mille applicazioni. La Gecko arriva anche con un accessorio. La Gecko costa 99 euro, arriva anche con un accessorio che potete prendere esternamente al costo dell'action cam, che permette di inserire, come vedete io prendo questo, inserisco la Gecko qui all'interno molto semplicemente. Ovviamente devo togliere la pin che avevo installato, allora così, in questo modo. Vedete, le pin anche sono installabili in maniera molto solida, perché ovviamente non si possono staccare dal corpo, e con questo case io posso andare fino a 60 metri di profondità. Insomma, niente male, direi che potete veramente andare dappertutto in condizioni di bagnato. Io l'ho provata, adesso vi mando online il filmato, l'ho immersa, siccome adesso fa anche freddino, non ho potuto andare a fare ancora il bagno, l'ho immersa dentro l'acquario di casa, e devo dire che l'effetto sott'acqua è veramente interessante, e le applicazioni sott'acqua, beh certo, sono tantissime, e qua la vostra fantasia può andare veramente alla grande. Questo è il case in plastica, molto robusto, con la possibilità di attaccarlo sia alla pin che possiamo, vedete così, tic, appiccicare a un vestito, via dicendo, ma ovviamente sott'acqua il consiglio è quello di appiccicarla al braccialetto che viene dato in dotazione con la confezione base, che quindi contiene, riepiloghiamo, l'action cam Gecko, la pin per attaccare l'action cam ai vestiti, e poi anche questo braccialetto che mi permette poi ovviamente di andare facilmente a stringersi e a diventare stabile, e poi posso andare ad attaccarci così semplicemente la mia, eccola qua, ok, la mia Gecko, e posso andare a filmare. Ovviamente siete voi che potete scegliere l'orientamento, come vedete poi si può anche alzare ed abbassare grazie a questa vite che mi permette di stringere o meno la mia Gecko stessa. La posso attaccare in orizzontale ma anche in verticale, quindi massima libertà assolutamente di applicazione. Poi ovviamente potete anche pensare a dei posti dove andare ad inserire questo braccialetto. Ad esempio io adesso vi faccio vedere il filmato. Questo filmato vi faccio vedere adesso, gli altri erano tutti naturali. Ora vi faccio vedere un filmato che ho post prodotto elaborato per vedere un po' che effetto poteva venire fuori. In questo caso l'ho legata molto bene, quindi mi raccomando, se dovete legare la Gecko in posti particolari, fatevi sempre aiutare da un adulto. Attenzione, è sempre un oggetto che non deve assolutamente cadere, non è pensato per gli urti, quindi mi raccomando, è pensato, se non avete il case, comunque per resistere a schizzi d'acqua, per cui, e per stare sott'acqua ad un metro fino al massimo di 30 minuti se non sbaglio, e quindi insomma è un oggetto comunque delicato. L'ho attaccata, vi dicevo, al cofano davanti della macchina, e adesso vi faccio vedere il filmato che ho realizzato. Devo dire veramente l'effetto è un po' quello della GoPro, cioè filmati che veramente si lasciano guardare, perché c'è veramente la voglia di vivere un punto di vista nuovo.
Andando avanti, allora, mentre scorre il filmato, molto semplice impostare le tre funzioni della Gecko: la possibilità di registrare normalmente video a 720p in HD, quindi a 30 frame per secondo, oppure in risoluzione da 640, quindi in 4 terzi, a 60 frame per secondo. Salva in formato AVI, avrei preferito sinceramente con MP4. C'è la possibilità anche di scattare fotografie, si può regolare facilmente la cam da questo tasto di accensione e spegnimento. Tre modalità: video, fotografie e anche timelapse, la possibilità di scattare foto di default ogni 3 secondi, ma potete installare il software, collegare la Gecko col cavetto mini USB USB che viene dato in dotazione al vostro PC e col software poi andare a implementare la Gecko. Divertente anche perché potete facilmente andare a cambiare il case stesso della Gecko, per cui un look più femminile, un look sott'acqua, un look violetto e poi il look arancione di partenza che vi ho fatto vedere prima. Dovrebbe essere tutto per quanto riguarda la review, direi veramente per prezzo qualità risultato permette veramente di divertirsi ad una qualità decisamente accettabile, soprattutto in condizioni di luce, come vi dicevo. Il segreto ovviamente è sempre quello di fissarla molto molto bene per evitare insomma di andarla ad inserire in luoghi che già sobbalzano di per loro, che quindi dopo non facilitano il lavoro di stabilizzazione della cam. Scaricare i filmati è molto semplice, la collegate, il computer la vede come una chiavetta USB, infatti si alimenta poi con una scheda micro SD che si trova qua dentro così e che può essere facilmente inserita. Altre info, se vi servono altre informazioni potete scrivermi qui sotto nei commenti. Come vi dicevo, ve la faccio vedere anche questa da vicino, la Gecko HD. Adesso un attimo sistemo lo zoom, come qua, la Gecko HD della Oregon Scientific, eccoci qua. Per altri video prossimi in arrivo potete iscrivervi qui sopra, eccolo, al canale di giochi per mini ragazzi. Vi aspetto alla prossima, ciao ciao, Davide.